Alcun dubbio, ogni tecnica ha i propri pesci, ogni singolo approccio ha le proprie specie da insidiare ed il surf casting in questo non è certo di meno rispetto ad altri approcci. La nostra ricerca non ricadrà solamente sulle prede canoniche, sulle prede classiche, ma aprirà sicuramente un nuovo sipario, aprirà sicuramente le porte a ricerche di pesci fino a pochi anni fa assolutamente ritenuti non propri del surf casting. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando degli approcci mirati alla cattura di pesci di galla e di mezz'acqua, quindi sugheri, quindi boghe, quindi lecce stella nel periodo opportuno, nel periodo in cui questi pesci transitano a tiro di lancio. Per questo abbiamo scelto una location un pochino particolare. A nord, circa 2 km a nord di dove ci troviamo ora, una foce importante, la foce del Tevere. Ci troviamo in un litorale caratterizzato da una sabbia molto fina e questo ovviamente ci fa comprendere di trovarci al cospetto di una spiaggia di bassissima energia, di bassissima profondità. Tuttavia questo particolare litorale risente moltissimo dell'afflusso, dell'apporto di acqua dolce di un grande fiume come il Tevere, ma non solo di quello, sono molte le vene d'acqua che solcano e che interrompono il profilo di queste spiagge. Basta guardare, ecco qui una piccola vena d'acqua a pochi metri da me sta scorrendo, entra in mare, versa i suoi fluidi dolci in mare e questo rappresenta sicuramente un valore aggiunto perché le specie interessate a quella piccola quantità di acqua dolce che entra in mare sono veramente molte. Non solo i pesci di galla, non solo le mormore, non solo le orate. Un altro pesce è possibile catturare in contesti come questo. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando della pesca al muggine. Ebbene, quello che noi faremo in questa sessione, quello che noi vogliamo far vivere anche a voi, è proprio questo. Questa volta non pescheremo, non faremo la nostra classica pescata ad i pesci d'Italia, proprio no. Questa volta il nostro sarà a tutti gli effetti quello che potremo considerare un allenamento all'attività agonistica del surf casting. Trattandosi di una pescata a stile agonistica, oggi prediligo il picchetto. I nostri picchetti che già conosciamo, completi di accessori, si rinnovano e aumentano due accessori che ora vi farò vedere. E la comodità di questo picchetto appunto è il limitare il peso innanzitutto, perché già su una pescata agonistica il peso va spesso in eccesso, e poi ti permette di avere sia servitora che stand di travi a portata di mano. Andiamoli a vedere. Questo piccolo accessorietto qui si va ad aggiungere ai tanti optional di questo picchetto e ci permettono di montare ad altezza adeguata naturalmente un piatto servitora e una vaschettina o comunque configurazioni a piacere, due vaschettine o due piatti servitora, e andando su, salendo all'altezza delle altre filettature, possiamo montare uno o due stand di travi. In questo modo il nostro picchetto diventa un full optional agonistico. Le condizioni di oggi ci fanno intendere una pescata prettamente a pesci di galla o comunque, rimanendo sempre su un tema agonistico,
visto che abbiamo un paio di secche e un paio di buche a portata di lancio molto vicine, inizierò con una 130 grammi e una cannetta da beach con vette intercambiabili con diametri abbastanza sottili. Oggi a quanto pare non serve la classica pescata con la distanza. Come ogni competizione che si rispetti, con un mare del genere inizieremo a pescare sondando la fascia d'acqua più vicina a noi, quindi la canna da beach la metterò a ridosso del primo canalone, quindi questione di 20-30 metri, e la canna da 130 grammi la lanceremo dopo la seconda secca, che non è molto distante, e monteremo un trave con tre ami, di cui due sgallati con pop-up per insidiare i pesci di galla, e comunque ne lasceremo sempre uno a ridosso del fondale. Inizieremo col cimino più morbido per pescare qui sotto nel primo canalone, insidiando la prima fascia, quella più vicina a noi, con una cannetta da beach, e andremo nella seconda fascia, quella dietro la secca, con la canna da 130 grammi. Comunque inizieremo leggeri con entrambi le canne. Oggi, tra l'altro, proveremo i travi speciali agonistici, la serie Competition, realizzata appunto da Stefano Passarelli in collaborazione con noi, con Fishing Evolution, e monteremo i suoi travi e li testeremo. In questa canna sto testando un assetto, tra l'altro, che ho già provato in gara un paio di volte e mi ha dato soddisfazioni. È una biccetta molto leggera con vettino in vetro pieno, quindi sensibilissima, con un mulinello 5000. Qui si riducono molto, diciamo, gli attrezzi, i diametri, tant'è vero che il filo imbobinato in questo caso non è un nylon ma è un super pie, è una treccia di altissima qualità, di un diametro 0,06, che utilizzerò diretto, quindi senza shock leader. Sulla 130 il nostro combo, ormai lo conoscete tutti, la X-Carbon con il mulinello X-Pro. Utilizzeremo un assetto base, un assetto classico, un 0,18 in bobina con shock leader conico 18,47. Supponendo che ci siano pesci di galla e pesci vicino alla nostra riva, monteremo sulla 130 grammi un trave da ricerca della serie Competition, e sulla beach monteremo un jolly, un trave jolly, entrambi della serie Competition di Stefano Passarelli. Dopo ne spiegheremo tutte le caratteristiche. I travi sono tutti realizzati in fluorocarbon e presentano due asole alle estremità. Possono essere ribaltati e possono, per l'aggancio del piombo, utilizzando dei piombetti con girella, con una semplice ed efficace bocca di lupo andiamo ad inserire il piombo anche in modo sicuro.
decisamente un bel pesce. Un pesce che cammina sullo scalino, questo... Questa è una sorpresa, in questi casi una canna morbida ci aiuta sicuramente. Un terminalino del 18, ragazzi, ecco, eccolo. No! Guardate il piccolo amino, il piccolo cristal del 10. Ha bucato il carnoso labbro anteriore del mugine e comunque ci ha consentito di portare a buon fine una cattura importante. Sapevamo sicuramente della presenza di alcuni mugini, ma la battuta è iniziata veramente da poco e non mi aspettavo di certo un pesce come questo, proprio no. Cosa che dobbiamo fare quando vogliamo tentare questi approcci, quando la pesca è principalmente molto marginale, principalmente molto vicino al gradino di risacca, dobbiamo avere un'accortezza, quella di posizionare il nostro sistema pescante, il nostro tripode, piuttosto staccato, piuttosto distante proprio dal bagnasciuga. Questo perché in condizioni come quelle in cui ci troviamo ora, con acqua piuttosto chiara, è possibile vedere, soprattutto se abbiamo un buon paio di occhiali polarizzati, è possibile vedere proprio sulla cresta dell'onda, è possibile vedere passarli i mugini. Noi li avevamo visti, ma come noi abbiamo visto loro, anche loro vedono noi. E allora la prima cosa, una cosa importante è quella di posizionarci piuttosto distanti. Anche per lanciare, quando andiamo a lanciare, rimaniamo piuttosto arretrati, in modo tale assolutamente da non disturbare la nostra area di pesca. Sto pescando con due attrezzi decisamente diversi. La prima è veramente un esile fioretto alla quale demando la ricerca dei pesci nell'immediato gradino di risacca, nell'immediato canalone. L'altra è una 130 grammi che sto gestendo con zavorre un pochino sottodimensionate, 80 grammi, 100 grammi. Sto andando un pochino più esterno, sto andando una fascia prossima ai 70-80 metri alla ricerca di lecce stella. Benché noi stiamo pescando per diletto, quando il nostro assetto di pesca è questo e vogliamo essere comunque rapidi, è opportuno prevedere almeno un trave di riserva, come in questo caso. Un trave pronto. Un aggancio rapido. E via, siamo nuovamente ed immediatamente in pesca. Thank you.
farfalo che ha fatto Stefano sicuramente ha condizionato il mio modo di pescare. Ho cambiato trave, sono passato dal trave di ricerca lungo che avevo montato in principio a un trave a braccioli corti, innescando tremolina, ed ecco i risultati. Ci sono anche i cefali. Sappiamo quanto sia importante la scelta della postazione dove noi peschiamo quando ne abbiamo l'opportunità. Sappiamo quanto sia importante individuare la giusta fascia dove cercare il pesce, dove spedire in missione i nostri terminali. Ma di sicuro nel surf casting un ruolo estremamente importante, un ruolo primario, lo svolge il trave. Il trave a cui noi affidiamo l'esito della nostra pescata. Ovviamente tentare mugi nell'immediato gradino di risacca o tentare lecce stella o comunque pesci di galla o di mezz'acqua a 70-80 metri richiede due travi assolutamente diversi. Guardate, io sto alternando un trave con tre ami a un trave con due ami. L'importante però è notare una cosa, è notare quanto siano raccolti i nostri terminali, corti terminali da 20 cm, 15 cm, estremamente raccolti. Raccolti in un trave assolutamente privo di fronzoli, solo alcune perline, basta, solamente quello. Poi un trave di un buon 0,30 di fluorocarbon, dei terminali di uno 0,16, 0,18 ancora una volta di fluorocarbon, ed un amo crystal del 10 o del 12, tutto qua. Eppure questo è veramente il trave da utilizzare quando noi vogliamo cercare i muggini. Abbiamo bisogno di avere le nostre esche molto raccolte, molto ravvicinate, perché il muggine, più di ogni altro pesce, segue molto le scie sapide, le scie oderose, ed allora utilizzare un trave che consenta questo, che ci consenta di far lavorare le nostre esche a distanza molto ravvicinata, beh, di sicuro ci aiuta ad entrare in contatto con il muggine. Ebbene, un'altra piccola accortezza che io mi sento di consigliarvi è questa. Non teniamo le nostre canne alzate, non teniamo le vette delle nostre canne al cielo, proprio no, assolutamente no. Ed anche se disponiamo di vette molto morbide, facciamo lavorare la canna ad un'angolazione piuttosto morbida. Non teniamo le nostre vette in tensione, tutt'altro, lavoriamo al limite della sensibilità. Questo ci favorirà sicuramente l'incontro con il muggine, ma con tutti le altre possibili prede che potranno transitare nell'immediato gradino. In effetti, come voleva si dimostrare, due distanze operative assolutamente diverse. Abbiamo trovato le lecce stella sui 70-80 metri di distanza, proprio prima che iniziasse la secca, mentre i muggini assolutamente hanno risposto proprio qui, sul gradino di risacca.
come l'abbiamo tirato fuori, si è slamato, ma aveva mangiato sul piccolo pop-up, su un'esca leggermente staccata. Bel muggine anche questo, veramente un bel pesce. Quando noi vogliamo tentare realmente la cattura dei muggini, possiamo sì utilizzare il saltarello coreano, sicuramente valido, possiamo utilizzare l'arenicola, anch'essa piuttosto valida, ma un'esca, un'anellide in particolare, se vogliamo tentare il muggine, beh, io vi consiglio vivamente di utilizzare quello. Di che cosa sto parlando? Sto parlando della tremolina. Un'esca usatissima dai nostri padri, dai nostri nonni, è sempre più in disuso, usata sempre meno dalle generazioni di mezzo e dalle nuove generazioni. Di fatto la tremolina, con tutta la sua estrema delicatezza, rappresenta senza dubbio la migliore esca in assoluto per insidiare il muggine. Abbiamo a che fare con un anellide molto molto delicato, che indicherebbe a gran voce l'utilizzo di aghi da innesco piuttosto fini. In questo caso io non li ho con me, tuttavia con un pochino di attenzione riusciamo ugualmente ad innescare in maniera corretta la tremolina, molto ricca di siero, molto, molto saporita, molto sapida. Consente di realizzare inneschi graditi in maniera assoluta dal muggine, ma di sicuro non disdegnati da altri pesci. Ovviamente dobbiamo scordare la pesca a lunga distanza, i lanci potenti con un'esca come questa. Tuttavia, nella pesca marginale è assolutamente consigliabile portare con noi una o due scatole di questo anellide. Questo è un innesco perfetto per il muggine. Beh, approcci marginali come quelli che stiamo praticando oggi, soprattutto con una delle nostre due canne, richiedono attrezzi particolari. Ognuno di noi ovviamente interpreta la pesca nel proprio modo. Alcuni preferiscono utilizzare canne lunghe, magari canne da 5 metri, 4,80 m, 4,50 m. Personalmente, nella pesca marginale, amo utilizzare canne dotate di grande progressione, piuttosto morbide, ovviamente provviste di vetta in grado di segnalare qualsiasi tocca, anche la più timida, e di lunghezza compresa tra i 4 metri e i 4,20 m. Per me questi sono i giusti attrezzi per questi approcci mirati. Insisto a pescare sempre con lo stesso trave col quale abbiamo fatto le lecce, perché la passata di cefali, quella che c'è stata prima, sembra essere ormai finita, quindi siamo ritornati alla pesca originaria, quella col quale eravamo partiti, che erano la pesca di galla alle lecce.
sul primo canalone sempre la canna leggera, sul secondo canalone la 130 grammi. Questa è, vi faccio vedere un attimo il lancio con il Super PE 06. Come vi dicevo prima, non è un nylon, è un multifibra, è una treccia di altissima qualità, di un diametro veramente veramente esile, che ti permette di raggiungere con 60 grammi delle distanze esagerate con un gesto veramente semplice, con una bow semplice da dietro la testa. Andiamo. La leggerezza della treccia, a differenza del nylon, e poi il diametro veramente esile, fanno sì che con questo gesto veramente semplice ho superato la seconda secca. Il vantaggio di questo assetto, naturalmente a mare calmo, è il poter pescare a distanze elevate con grammature molto leggere. Grandissima importanza, oltre al nylon in bobina, esile e leggero per raggiungere distanze superiori, è anche il nylon, o in questo caso il fluorocarbon, o in questo caso, in questo specifico, il fluorine utilizzato per i braccioli, per i terminali. Il nuovo FluoroSurf, il nostro nuovo FluoroSurf, che è un fluorine misto, ha un cuore di nylon ricoperto al fluorocarbon, quindi l'angolo di rifrazione in acqua rimane quello vicino al fluorocarbon, che in queste giornate di sole per pescare di giorno è quasi indispensabile oggi. Un altro prodotto che volevo presentare è il nostro nuovo Shock Leader, colore orange fluo, quindi molto visibile, per far contrasto appunto con i nylon in bobina, che oggi sono sempre molto vicini al colore neutro. Sono spezzoni, bobine da 10 spezzoni da 15 metri conici, nei diametri 23-57 e 26-57. Questa pescata al team Fishing Evolution è piaciuta veramente molto, spero che la stessa cosa lo sia stato anche per voi.